A scuola come va? A piedi, sempre a piedi, c'è un po' di morte. No, lei è mio figlio, a scuola come si comporta? Beh, qualche mattina viene con un po' di ritardo a scuola. Ma a parte il ritardo, sì, dico, riesce. È il primo a riuscire, appena suona la campanella lui già sta per strada. Comprenderà che non è lecito né onesto sottrarsi alle estreme esigenze di una situazione come questa. Bisogna essere più forti della sciagura che colpisce questa povera figliola e salvarla. Perciò questo matrimonio si farà. E si farà nonostante la sciagura e nonostante questa manica che mi ha stormentato finora. Lei scherza? No, signore, mi si era scucita. No, dico, lei sta scherzando, perché queste sono violenze. Quelle che consiglia il caso. Capisce? Permetta che le spieghi. Va bene, non è dipeso da me, ma da questa marcina stretta che mi è stata prestata. Mi ha dato un tale senso di irritazione, tale senso di rabbia dal primo momento che l'ho messa. Poi non lo dico, quando mi si è scucita la manica, me la sono strappata, ho avuto la forza di ribellarmi. Si è fatto male. Mi dia una mano. Ma speriamo che sia l'ultima. Che si sposino presto. Grazie. Lei non è del tutto antipatico. Molto gentile.